Giro, giro tondo, guardo nel profondo, oltre quel che vedo, oltre quel che credo. Giro, giro tondo, guardati un po' intorno, guarda tuo fratello, è lui questo o quello? Giro, giro in tondo. Giro, giro e guardo nel profondo. Ecco le prime pedalate per quanto riguarda la categoria G2, con un piccolo problemino, un piccolo incidente in partenza, niente di grave, tutto risolto, gli atleti stanno già ripartendo, si sono rimessi sulla sella a spingere sui pedali per cercare di rientrare il prima possibile nel plotone. Saranno 4 i giri che questi atleti dovranno percorrere prima di concludere la propria fatica. Partenza velocissima per gli atleti della categoria G2, con il gruppo che al termine del primo giro risulta già allungatissimo e sfilacciato. Giro, giro tondo, nel cuore mi nascondo, un amico troverai se cercarmi tu vorrai. Giro, giro tondo, benvenuti nel mio mondo, regalo il mio sorriso a chi non ne ha sul viso. Giro, giro e canto, restando qui. Una bella festa di ciclismo in questa domenica 6 agosto, il sole che splende sugli atleti, siamo alla categoria G2, il gruppo si mantiene sfilacciato ma è comunque compatto, i migliori sono nelle prime posizioni per cercare di arrivare al termine della propria competizione nella migliore posizione possibile. Siamo ormai giunti al suono della campana, il gruppo si è ricompattato in vista dell'arrivo, tra poco vedremo se assisteremo a una volata di gruppo o se qualcuno proverà un colpo di mano nell'ultimo giro. E sono in 3 atleti che si presentano con un leggero distacco all'ultima curva e con una grandissima volata vince Mattia Thomas Mercantini davanti a Mattia Pezzotti e Ludovico Affini. La classifica: in quinta posizione si piazza Lorenzo Fezzardi della Monteclarense, quarto Giovanni Bicelli della Stringhedi, terzo posto per Ludovico Affini della Tato Bike, secondo Mattia Pezzotti della Valle Camonica e vincitore Mattia Thomas Mercantini della Monteclarense. Tra le bimbe, terza Elisa Perrucci della Springhedi, seconda Irene Ferrari della Tato Bike e vincitrice Elisabetta Bocchio della Ronco. Guarda tuo fratello, è lui questo o quello?